Sindaco Giuseppe Tullo, 18ª edizione della Festa del Pomodoro. Per la seconda giornata tante le iniziative, degustazione, musica, ma anche un convegno, un approfondimento tematico. Sì, quello che è un po' il cuore della Festa del Pomodoro da qualche anno, ossia questa tavola rotonda che abbiamo organizzato su un tema di interesse legato comunque in qualche modo al pomodoro, ai prodotti d'eccellenza. Quest'anno il tema era la biodiversità, quindi l'esempio del pomodoro di Montagano come coltura eroica a salvaguardia della biodiversità. I relatori sono stati tutti molto bravi, hanno fatto interventi interessanti che hanno contribuito a un dibattito sapido, diciamo, e ricco di spunti. Poi c'è il momento della degustazione con la sagra di pasta e pomodoro, e non poteva essere altrimenti, e la serata è stata lietata poi anche dal concerto di Giuseppe Spedino Moffa, quindi un po' di tutto per un calendario, un cartellone ricco e intenso. Lei, parlando della Festa del Pomodoro di Montagano, ha affermato che la festa è sentita, viene sempre di più rafforzata e difesa. Sì, perché questo prodotto identifica un popolo, una popolazione che vive il territorio, quindi identità di questo territorio, e ne definisce le caratteristiche anche attraverso il sapore, quindi un prodotto che mantiene il legame degli abitanti con il proprio territorio. Per l'incontro non è stato scelto a caso il titolo Colture eroiche a salvaguardia della biodiversità. Sì, è stato un titolo scelto ad hoc per l'occasione. Come ogni anno da 18 anni a questa parte abbiamo voluto approfondire un argomento importante di attualità, che è quello della biodiversità, abbinandoci il discorso delle colture eroiche. Infatti il pomodoro di Montagano secondo noi si ascrive perfettamente a quelle che sono tutte le colture eroiche, ovvero quegli ecotipi, quelle popolazioni, quelle varietà che vengono coltivate in un determinato luogo e che devono superare determinati ostacoli. Per esempio il pomodoro supera gli ostacoli legati alla siccità, quindi alla mancanza d'acqua, supera gli ostacoli legati al cambiamento climatico perché viene coltivato ad altezze che oscillano, che arrivano agli 800 metri, non può essere meccanizzato, da basse rese, quindi fondamentalmente è a tutti gli effetti secondo noi una coltura eroica. E in occasione della Festa del Pomodoro qui a Montagano incontriamo Spedino Moffa questa sera, la tua esibizione qui a Montagano. Sì, sì, sono molto contento perché devo dire la verità, da tempo che sognavo un concerto qui a Montagano, che è un paese che adoro soprattutto per i tanti amici che mi legano a questa cittadina, soprattutto per il loro dialetto, che è uno dei più particolari e più belli di tutto il Molise. Si dice che a Montagano quando si parla si canta, quindi è bellissimo cantare in un paese dove si canta, in un paese così pieno di musica, come sanno tutti quanti.